Buona giornata, buona serata a tutti quanti, buon ritrovarci. Io sono Claudio Simeoni, ricordo il mio indirizzo Via delle Vignole 4 Marghera, che conduce la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo, e questa è la seconda parte. Siccome lavoro in collaborazione con l'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, vi do l'indirizzo postale anche dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti. Ricordo che l'Istituto stampa un piccolo fascicolo che viene inviato a chi ne fa richiesta con vari articoli. È Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, casella postale 53 Marostica, Vicenza. Per quanto riguarda la trasmissione precedente che abbiamo fatto, in effetti era estremamente ostica e estremamente barbosa per quanto riguarda. Ricordo sempre che non prendo telefonate in diretta finché non ho finito di leggere i capitoli del libro dell'Anticristo. Alla fine della lettura prenderò qualche telefonata, per cui non rispondo al telefono in questo momento. Era estremamente dura, estremamente barbosa. In realtà, spesso incontrerete delle trasmissioni che recensiranno qualcosa di duro e di barboso, perché spesso la via per la costruzione è dura e barbosa, e le vie dure e barbose, anche se, grazie, anche se danno noia, però tendono a costruire quelli che sono i principi attraverso i quali noi possiamo affrontare il resto della vita. Cioè, i principi con cui affrontavamo la vita 400 anni fa, grosso modo, sono gli stessi principi, le stesse cose che ci permettono di affrontare la vita in questo momento. Per cui, anche se ritenete che alcune nostre trasmissioni siano barbose, alla fine del ciclo, quando abbiamo finito di parlare di ciò che porta fuori dall'orrore, il progetto dell'orrore, se lo vedete tutto insieme, vedrete un grande capolavoro di stregoneria, cioè una cosa molto diversa. Per cui, mi scuso anche con la Roberta se questo è barboso. Per quanto riguarda poi la telefonata che abbiamo ricevuto da Mariano, il quale mi ha chiesto se i libri che mi aveva chiesto sono pronti. I libri che mi hai chiesto sono qui in cooperativa e Giorgio sa esattamente dove sono, cioè devi chiederlo a Giorgio. E, niente, ti ho preparato tutto il pacco, ti ho messo dentro anche due presenti, insomma, alcune cose che ti possono interessare. Bene. Il libro che andiamo a leggere è sempre il libro dell'Anticristo e siamo alla seconda parte, la via umana al divenire eterni. E la prima parte è il Vangelo dell'Anticristo e la seconda parte è la via umana al divenire eterni. Ricordo che le altre parti del libro dell'Anticristo sono la fondazione della libertà, l'Anticristo e il mondo circostante e la quinta parte, la menzogna cristiana sulla realtà di Dio. Bene, le parti che vi leggerò oggi appartengono alla formazione dell'essere magico, cioè dell'essere umano magico, ed è la caccia ricerca dell'io psichistico. Nelle altre trasmissioni, vi ho parlato del progetto dell'Anticristo, vi ho parlato del mondo circostante, vi ho dato la lettura di alcune cose fondamentali, per esempio che cos'è la verità, alcuni concetti, diciamo, fondamentali. Il potere di essere, il potere di avere, e il concetto di oggettività e soggettività. Vi ho descritto che cos'è il superio e l'io psichistico e vi ho parlato dello psichista, il superio e il mondo. Bene, nella trasmissione di stasera leggeremo invece il capitolo Caccia ricerca dell'io psichistico. Lo sviluppo dell'io psichistico è il significato della vita come intesa dagli esseri all'interno della natura. Sviluppare l'io psichistico significa nutrire e far crescere il corpo energetico dentro l'essere umano fino al momento del parto. La caccia specifica per lo sviluppo dell'io psichistico nella realtà del quotidiano inizia il giorno dopo le prime mestruazioni per la donna e la prima eiaculazione per l'uomo. La caccia ricerca, quando si predispone il corpo finalizzando i comportamenti per il raggiungimento di uno scopo, la caccia inizia, scusate, quando si predispone il corpo finalizzando nei comportamenti per il raggiungimento di uno scopo nel quotidiano della ragione, in sintonia con i bisogni soggettivi dell'individuo, le sue predilezioni. In funzione dello scopo e dei mezzi adottati per raggiungerlo,
organizzerà il proprio corpo e disciplinerà i propri comportamenti. Il fare soggettivo sarà organizzato in relazione all'oggettività in cui vive ed opera. Così ogni oggettività in cui si trova ad operare uno psichista risulterà inevitabilmente alterata in relazione agli scopi e al fare dello psichista. La caccia ricerca per lo sviluppo del corpo energetico avviene essenzialmente durante il sonno, anche se molti motivi del sogno col tempo si trasferiranno nel quotidiano della ragione. Il sogno è il momento in cui le frustrazioni del quotidiano scompaiono, è il momento in cui il corpo reagisce alle frustrazioni del quotidiano rigenerandosi. È il momento in cui l'energia vitale, sconquassata durante il giorno, si ricompatta. Quando un individuo ha iniziato la ricerca, mettendo ordine nel proprio superio, cominciano a presentarsi cose e a verificarsi fenomeni considerate molto strane dalla ragione. Sono momenti della percezione. Questi momenti di percezione nascono e si sviluppano nei sogni. È la prima struttura assunta dai sogni quando questi cessano di essere usati esclusivamente come momenti di scarico delle tensioni quotidiane. Se il sogno viene usato dagli esseri umani come scarico delle tensioni del quotidiano e null'altro, tende a scomparire, inaridendosi a poco. Il sogno scompare, l'essere umano inizia ad estinguersi. Il sogno viene rivitalizzato quando si sposta l'attenzione dal quotidiano della ragione all'oggetto del sogno. Per uno psichista è necessario trasformare il sogno da esclusivo scarico delle tensioni accumulate nel quotidiano alla messa in funzione della parte interna del cervello, facendone uscire giorno dopo giorno e un po' alla volta, ma con continuità, tutte le potenzialità. Per ottenere questo, non sono necessari né gli incredibili esercizi autoimposti da eremiti, asceti, autoflagellanti e teppaglia del genere, fino agli estremi dello yoga, né costrizioni sui bisogni. Chi fuma saprà quando è giunto il momento di smettere. Chi fa o intende far diete o scelte per lo sviluppo del proprio cammino saprà quando e come farle. Non è una conoscenza o un sapere donato. È una conoscenza come risultato della soggettivizzazione degli elementi concorrenti al proprio divenire e alle proprie trasformazioni, reclamato come diritto sogno dopo sogno. Spostare l'attenzione nel sogno significa trasferire nel quotidiano della ragione la consapevolezza di come ciò che si sta vivendo sia un sogno, ricavando per esso uno spazio nella descrizione della propria ragione. Significa diventare coscienti delle prerogative del sognare. Nel sogno non si può mangiare se non come proiezione delle sensazioni nel tipo di sogni finalizzati alla liberazione delle frustrazioni del quotidiano, ma si può volare ciò che non è possibile nel quotidiano della ragione, se non con la fantasia. Consapevolezza del sognato, coscienza del sognatore. Coscienza del sognato, consapevolezza del sognatore. Il sognato darà presto i suoi frutti e il sognatore li riverserà nel quotidiano della ragione al fine di volgere a proprio favore il rapporto dialettico oggettività-soggettività. La voglia di dormire sarà la benvenuta. Aumenterà progressivamente la percezione del mondo circostante. Percezione in grado di superare progressivamente forma e apparenza per tentare di cogliere la noumenia dell'oggetto. Si presenteranno capacità psi come riflesso della crescita del corpo di sogno. La maggior parte delle persone ritiene che le capacità psi siano un dono e le usano nel mondo della ragione senza precauzione. Così, anziché rafforzarle facendo crescere il corpo di sogno, le esauriscono rattrappendole. Queste cominceranno a manifestarsi sporadicamente, timidamente, un po' alla volta, come per farsi conoscere e non disturbare il vivere all'interno del quotidiano della ragione. Per affrontare l'alterazione della percezione durante il sogno,
È necessario chiamare le cose col loro vero nome, sforzandosi di superare l'apparenza del mondo della ragione, sospendendo il giudizio. È fondamentale. Chi riuscirà a distinguere il corpo di sogno degli individui sarà portato a chiamare con un altro nome le visioni. Chi riuscirà a distinguere il corpo di sogno degli individui sarà portato a chiamarlo con un altro nome. Le visioni lo avvolgeranno e, se non avrà sufficiente potere personale, si trasformeranno in allucinazioni. Le allucinazioni saranno probabilmente il numero maggiore delle visioni. Prima che l'individuo praticasse il sognare, la corazzatura del condizionamento educazionale socialmente imposta gli impediva la percezione della realtà del circostante, al di là della forma. Qualcosa l'aveva convinto a non prendere in considerazione quando, per caso o per condizioni particolari, fenomeni estranei al pensato della ragione gli si paravano davanti. Così l'essere umano imparò a definire molti fenomeni con termini come fortuna, coincidenze, effetti ottici, scherzi dei sensi, oppure si giustifica col mi pareva che. Intanto ignorava nel suo fare le crepe della descrizione del mondo che ogni tanto gli si presentavano, anziché allargarle, le richiudeva. A forza di fingere la loro non esistenza, per lui cessavano quasi di esistere fino a non esistere del tutto. Chi si getta sulla strada della coscienza di sé non può fingere che le cose non esistano, non si può permettere di mascherare le cose con nomi fantastici. Quando i fenomeni appaiono, il sogno ha consentito allo psichista di vincere la paura, ogni paura, nel reclamarli, nell'afferrarli, nel farli propri. Vengono accettati ed usati per quelli che sono, in quanto ha costretto, attraverso una pratica continua, la ragione ad individuarli come proprietà del corpo di sogno, superando stupore e paura. Nel sogno l'individuo fonda il mondo della ragione imparando come affrontarlo e come rapportarvisi. Nel sogno l'individuo imparò a camminare prima di farlo nel mondo della ragione. Nel sogno la paura viene annullata prima che nel quotidiano della ragione. Quella paura atta ad impedire all'individuo di reclamare il diritto di essere. La paura, da nemico terribile, diventa un allarme al proprio servizio, in grado di mettere in guardia il corpo dai pericoli senza impedirgli l'azione. Le allucinazioni saranno in gran numero, molto maggiori delle visioni o della percezione numerica attraverso i sensi. Questo perché le allucinazioni di tutti i sensi altro non sono che mediazioni effettuate dal soggetto fra il percepito e la descrizione del reale quotidiano. Questa mediazione è necessaria in presenza del condizionamento educazionale, che costituisce barriera feroce al tentativo di percepire una realtà diversa da quella imposta. Significa che, senza il condizionamento educazionale, tale da costringere lo svolgersi della vita degli individui fra due muri grigi, la barriera che blocca la parte interna del cervello sarebbe molto più debole, moltissimo. La parte interna del cervello lancia un messaggio alla vista, considerando questo senso come esempio. La barriera soppone al messaggio rimandandolo indietro. Lo stimolo, per cause varie, è troppo forte. Allora la barriera realizza la mediazione, che il messaggio passi, ma rivestito dagli elementi tolti dal quotidiano della ragione. Il messaggio passa deformato. Questa è l'allucinazione, davanti alla quale conviene sospendere il giudizio. È un po' quello che avviene quando qualcuno vede la Madonna. In realtà, egli percepisce una qualche forma di un essere luminoso o una forma propria dell'altro mondo, ma la barriera all'interno del cervello, rafforzata dal condizionamento educazionale, permette il passaggio dello stimolo solo a condizione di rivestirlo degli elementi propri della descrizione del reale del quotidiano, specifici del soggetto in cui lo stimolo affiora. Se anziché in Europa questo individuo fosse nato ed educato in Tibet, a parità di condizionamento educazionale, avrebbe avuto una visione del Buddha e in India di Brahma o Vishnu.
Attraverso il sognare, un po' alla volta, le allucinazioni si trasformano in visioni, il condizionamento educazionale si attenua e la barriera comincia a sfaldarsi. La barriera non chiede più di pagare il tributo alla ragione, pescando gli elementi dal proprio descritto. Il processo si manifesta un po' alla volta, giorno dopo giorno, tutto di un colpo. Un giorno, improvvisamente, ci si accorge di afferrare il reale della visione, anche se quel reale potrebbe essere un altro arroccamento difensivo della ragione nel quotidiano. Un ampliamento della descrizione con l'aggiunta di nuovi elementi. Sempre sospendere il giudizio. Importante non farsi coinvolgere dalle visioni, ma metterle al proprio servizio. L'individuo deve diventare padrone della propria percezione, non farsi usare dal percepito. Queste s'acquiscono coltivando la crescita del corpo di sogno e non utilizzandole nel mondo del quotidiano della ragione per scopi non propri e senza prudenza. Il fatto che una persona acquisti una capacità psi anziché un'altra è dovuto sempre al rapporto soggettività-oggettività della persona stessa. In un soggetto esistono momenti e strutture specifiche del soggetto, dove la barriera del GH, pur essendo molto forte, presenta delle debolezze specifiche. L'impenetrabilità della barriera non è uniforme. In alcuni punti è più forte, in altri più debole. Ed è da dove è più debole che la parte interna del cervello tenderà a farsi sentire. Dopodiché, a mano che il sognare si sviluppa, la barriera si indebolirà, il corpo di sogno inizierà a rafforzarsi e a strutturarsi. Appariranno a poco le capacità psi nella loro interezza. Le capacità psi altro non sono che singoli elementi della crescita dell'essere luminoso che tende ad emergere. L'arrivo delle capacità psi, manifeste od occulte alla ragione, non sono che parte del percorso intrapreso dall'individuo nello sviluppo della coscienza di sé. Le capacità psi si manifestano come espressione dello sviluppo e della crescita del corpo di sogno dell'individuo. Queste capacità hanno specificità diverse a seconda delle caratteristiche dell'individuo. Il proprio essere e le proprie scelte determinano la direzione di sviluppo e crescita delle capacità psi. Il corpo di sogno tende a svilupparsi in modo completo. Ma all'individuo si presentano alcune capacità anziché altre, sia all'inizio che nel corso dello sviluppo del corpo stesso. Quando un individuo sviluppa il corpo di sogno, significa che nel reale del quotidiano, oltre agli scopi della sopravvivenza come individuo sociale, si è dato scopi ideali, un fare per il fare riferito al corpo fisico e ai suoi bisogni materiali. Ogni capacità psi è riferibile a questo fare. Il trasferimento e l'uso della capacità psi nel quotidiano della ragione deve avvenire attraverso il bisogno e la necessità dell'individuo. Un uso al di fuori del bisogno e della necessità soggettiva porta al rattrappirsi della capacità prima e del corpo di sogno poi. L'arrivo dei primi sintomi della capacità psi dimostra come si sia decisamente imboccato il sentiero per lo sviluppo della coscienza di sé. Tutto ciò che viene conquistato, nessuno potrà mai rubarlo. Ogni capacità psi normalmente conosciuta, ogni capacità implicante lo sviluppo della percezione, della veggenza, la telepatia, i mille modi di sentire e del vedere, il comprendere, il dilatare il tempo, la manipolazione dell'energia vitale, eccetera, si esprimono e si sviluppano uscendo un po' alla volta. È necessario ricordare come non esistono solo le capacità psi normalmente considerate, ma molte altre, spesso come risultato dell'ampliamento della percezione dei singoli sensi o della percezione dovuta all'ampliamento risultante di più sensi insieme fino all'obiettivo, percepire gli oggetti superando i fenomeni col corpo di sogno nella loro totalità. Qualsiasi elemento psi può presentarsi ad un individuo alla caccia e ricerca dell'io psichistico e, qualsiasi cosa si presenti, occorre essere velocissimi nello sfruttarla, curandola, perfezionandola ed approfondendola a proprio vantaggio. Sulla strada della coscienza di sé, il potere personale non è mai sufficiente.
La via allo sviluppo della coscienza di sé e degli esseri umani consiste nell'uso del corpo fisico per lo sviluppo del corpo di sogno, del doppio, del corpo luminoso, dell'essere energetico, del Dio dentro l'essere e qualsiasi altro modo si voglia chiamarlo, e qualsiasi livello di sviluppo questo rappresenti per l'essere. Pertanto le capacità psi, effetto dello sviluppo del corpo di sogno, si presentano sul piano del quotidiano della ragione. Disciplina, in questo momento, consiste nel separare due momenti, quello del superio e quello dell'io psichistico. Saranno i bisogni e le necessità ad equilibrarli prima e a fonderli poi come divenire dell'individuo. Il discorso sulle allucinazioni vale per ogni capacità psi e per la veggenza in particolare. La veggenza, come risultato dello sviluppo del sogno, rappresenta il risveglio della coscienza di sé e del corpo di sogno, lo svegliarsi del corpo di sogno dentro il sognatore. Come già detto, i sogni servono per scaricare le tensioni accumulate nella pratica nel quotidiano della ragione. La pratica del sognare li rende vividi e definiti, assumono consistenza e significato. Alcuni definiscono desideri, altri elaborano i problemi cercando la risposta del che fare. La loro peculiarità finisce con l'essere utile al sognatore anche nel mondo della ragione. Ma deve stare attento. Se userà a concentrare l'attenzione sul sognare per risolvere i problemi nel quotidiano della ragione, il sognare si spegnerà. Quando userà a concentrare l'attenzione sul sognare per il sognare, non solo questo l'aiuterà a risolvere i problemi nel quotidiano della ragione, ma spazierà in tutti gli anfratti della percezione, permettendo al corpo di sogno di crescere e con esso aumentare la profondità e l'intensità del sognare. L'intensità del sogno è misurabile dalla quantità dei sensi. Scusate un attimo. Dalla quantità di sensi che vi è coinvolta. Non si è spettatori, ma protagonisti. Quando si sogna di mangiare cibo, questo si gusta e se ne distinguono i vari aromi. Quando si vedono delle immagini, queste non sono indistinte, ma precise a colori. Quando si afferra un oggetto, si percepisce peso e consistenza nella mano. La veggenza non è soltanto sogno di immagini, ma il tentativo del corpo di sogno di proiettare la propria percezione tradotta poi in immagini dal sogno. Questa può essere manifesta o mascherata. Il mascheramento sarà proporzionale al condizionamento educazionale dell'individuo. La precisione nella visione sarà proporzionale alla capacità dell'individuo di percepire gli elementi circostanti soggettivandoli, cioè facendoli propri. La frequenza sarà proporzionale alla quantità di energia vitale dell'individuo. La veggenza non è soltanto vedere il futuro, ma è lo sviluppo di una risultante attraverso la percezione di più elementi dell'oggettività. Maggiore è la percezione dell'oggettività come realtà numerica e più precisi saranno i messaggi della veggenza. Occorrono 9 mesi perché un bambino nasca. Occorrono 9 mesi qualche cosa perché sperma ed ovuli si trasformano in qualche cosa che piange. Occorrono una quindicina d'anni e più di vere e proprie torture perché all'essere umano venga imposta una struttura di condizionamento educazionale. Altrettanto tempo, sforzi e cambiamenti sono necessari affinché tale struttura venga rimossa e le capacità psi inizino a riaffiorare. Infine, una parola sui sensitivi. Ve ne sono di due tipi. Il primo è quell'essere umano che fin dalla nascita aveva una struttura energetica molto solida e potente, tale da far fronte al condizionamento educazionale, potendolo aggirare e superare con facilità. Il secondo è l'essere umano con una barriera del GH molto leggera. A quest'essere sono sufficienti sbalzi della quantità di energia vitale perché le capacità psi si scatenino. Normalmente ignora sia come usare la capacità psi, sia i meccanismi e le condizioni per metterle in funzione, così che, quando la quantità di energia vitale diminuisce, perde tutto.
È il caso di fenomeni psi provocati al momento dell'adolescenza, che spariscono quasi subito, sia al momento della nascita che al passaggio adolescenziale. Sia al momento della nascita che al passaggio adolescenziale si hanno vere e proprie esplosioni di energia vitale, per cui è facile che dalla parte interna del cervello affiorino elementi psi senza che la barriera del GH riesca a respingerli. Tutti i sensitivi hanno grandi possibilità, in particolare nello sviluppo del corpo di sogno, ma sono esseri piuttosto fragili e molto esposti agli attacchi del mondo circostante. Costretti dal mondo della ragione a dimostrare i propri poteri, questi si rattrappiscono lasciandoli più vuoti che mai. Per i sensitivi è molto importante ancorarsi saldamente al mondo del quotidiano della ragione prima di spiccare salti utilizzando le capacità psi. La via allo sviluppo della coscienza di sé per essi consiste nel difendere le loro possibilità dai bisogni di controllo e di dominio esercitati dal comando sociale. Il sognare è sempre un ottimo consigliere e maestro. Tutto sommato, ci sono più svantaggi che vantaggi ad essere sensitivi per poter percorrere un sentiero per lo sviluppo della coscienza di sé. Una volta iniziato il percorso per lo sviluppo della coscienza di sé, il divario coi sensitivi viene subito colmato. Non è ancora io psichistico, ma è la sua fondazione. L'io psichistico viene dopo, dopo, quando il corpo fisico cessa di occupare l'attenzione dell'essere umano come un despota, quando il sognatore diventa il sognato e il sognato il sognatore. Allora l'io psichistico è molto vicino. Questo che vi ho appena letto è la caccia ricerca dell'io psichistico e si basa essenzialmente sull'arte del sognare, si basa essenzialmente sulla capacità dell'essere umano di sviluppare il proprio corpo di sogno e il proprio doppio. E ci sono molti pericoli nel fare questo e i pericoli sono quello che quando cresce il potere personale, quando cresce l'energia vitale dentro, ci si sente effettivamente potenti, cioè non si ha più paura di niente, la paura sparisce, anzi, sembra quasi di avere la forza di spaccare il mondo, non esiste più la sottomissione. È abbastanza difficile spiegare a chi è sottomesso cosa significa non essere più sottomesso, cioè non aver più paura di affrontare le cose. È una sensazione potentissima. E purtroppo, se un individuo non è ben addestrato e ben disciplinato, è convinto che quello sia il potere. E in realtà non è il potere, è il potere inteso dal punto di vista psichista, dal punto di vista della sua costruzione. Però non è il potere che porta a fare miracoli o a impossessarsi del mondo. È il potere di essere, è la propria capacità di non essere più sottomesso a niente, di avere tutte le porte del mondo aperte, di poter percorrere tutti i sentieri dell'universo. Questa è la sensazione di potenza, che non è il possesso, è il potere di essere. Bene, vi leggo un altro capitolo ed è il sognare. Due sono i mezzi, ricordo che non rispondo alle telefonate finché non ho finito almeno questo capitolo, ok? Due sono i mezzi, tecniche o strumenti, che partendo dal quotidiano della ragione, conducono l'essere umano allo sviluppo della coscienza di sé. Vivere il quotidiano per sfida o, se si preferisce, con volontà e determinazione, dando l'assalto al cielo della conoscenza e della consapevolezza per sviluppare la libertà del fare, accumulando potere di essere all'interno del sistema sociale, o sviluppare il sognare. Ricordo che non rispondo al telefono finché non ho finito almeno questo capitolo. Entrambi i mezzi possono essere usati dall'essere umano, sia come unico mezzo per raggiungere la coscienza di sé, sia amalgamati ed elitizzati, fusi, a formare un unico percorso soggettivo. Il sognare e il guardiano si distinguono a seconda delle priorità date dall'uso dei mezzi per lo sviluppo della coscienza di sé. Scusate un attimo. Allora, il sognare e il guardiano si distinguono a seconda delle priorità date nell'uso dei mezzi per lo sviluppo della coscienza di sé. È il comando sociale che determina la differenza dei due percorsi.
I sognatori sono più protetti, mentre i guardiani subiscono più facilmente attacchi fisici. I guardiani sono i primi a soccombere ad ogni rivolgimento dei rapporti fra sistema sociale e comando sociale. Sono i sognatori l'anima della resistenza del sistema sociale alle necessità di controllo del comando sociale. Il sogno è sempre al servizio degli esseri viventi all'interno della natura. Negli esseri umani in particolare, questo normalmente svolge la funzione di scarico delle tensioni accumulate durante l'attività nel quotidiano della ragione, come sostegno al corpo fisico. Il sogno scaricherà sempre le tensioni del quotidiano e questo vale anche e soprattutto per i sognatori. Nel guardiano, le tensioni accumulate nelle sfide del quotidiano della ragione sono notevoli e solo il sogno può scaricarle. Quante volte dovrà mangiarsela? E ne so qualcosa. Questa funzione del sogno rimane predominante fin tanto che il sognare viene ignorato. A poco il sogno si sterilisce scomparendo. Spostare l'attenzione dal quotidiano della ragione al sognare fa dell'individuo un sognatore. Spostare l'attenzione sui sogni, non per raccontarseli o sperando che questi rivelino il futuro, ma per entrarvi. Entrare nei sogni è un'espressione letteralmente esatta. Spostare l'attenzione sul sognare significa darsi un segnale tale da dire al sognatore: guarda che questo è un sogno e perché tu lo possa capire faccio questa cosa. La cosa più semplice è il castanediano guardarsi le mani. Ma gli stregoni, durante l'oscurantismo cristiano ed anche in epoca più recente, consigliavano di guardarsi il pene o la vagina, in modo da fondere l'energia vitale messa in moto attraverso il sognare con l'energia vitale concentrata sul sesso ed ottenere una spinta maggiore per il controllo e lo sviluppo del sognare. Pur non concentrando energia vitale, dalle mani dipartono linee di energia attraverso le quali il guardiano e il sognatore si legano al mondo palpandolo. Pertanto, chiudono un circuito di energia vitale consentendo al sognatore di fissare l'attenzione mantenendola più a lungo che fissandola su altre parti del corpo. Comunque, ogni parte del corpo va bene, pur di trovare il proprio sistema per comunicare alla ragione che in quel momento si sta sognando, e in quel momento il sogno si trasforma. Non solo diventa più vivido, al mattino sarà sicuramente ricordato, ma permette nel corso del suo sviluppo al sognatore di muoversi dove egli vuole andare. È importante in quel momento agire all'interno del sogno. L'azione all'interno del sogno porta ad accumulare energia vitale e potere personale per la costruzione del corpo luminoso. Appena si inizia a cercare la parte del proprio corpo nel sogno, ci si riesce quasi subito, in quanto il desiderio stimola la prima riuscita. Passerà poi un certo tempo per riuscire una seconda volta, questo per dar tempo al corpo fisico di adattarsi. Importante è perseverare. Prima di dormire si interrompe il flusso delle parole pensate, si evocano immagini eidetiche senza descriverle e si ascoltano rumori senza commentarli, ci si rilassa imponendosi di entrare nel dormire. Si provocherà una reazione nel corpo fisico, quasi uno stato di insonnia. La sospensione del giudizio prima di dormire equivale a pratiche yoga o di zen di anni e anni, con la sola differenza che mentre lo yoga e lo zen agiscono nel mondo del quotidiano della ragione, fissando l'attenzione in un momento specifico, anche se insolito di quel mondo, insteriliscono la possibilità di sviluppare il doppio. Quel momento specifico diventa tutto il mondo quotidiano della ragione, privando lo yogi della ricchezza dell'universo, della ragione e della percezione delle sue contraddizioni. La sospensione del giudizio, finalizzata allo sviluppo del sognare, non solo lo alimenta, ma permette al sognatore di affrontare il mondo della ragione afferrandone meccanismi ed aspetti fino a prima impensabili. L'attenzione nel sogno va mantenuta il più a lungo possibile. I successi nella pratica del sognare, anche se tutta una questione soggettiva, sono intervallati in mesi per dar tempo al corpo fisico di accettare la consapevolezza della crescita del corpo di sogno, da un lato,
e dall'altro dar tempo all'energia vitale accumulata di trasformarsi in potere personale, contribuendo a costruire il corpo di sogno. La sospensione del giudizio va fatta possibilmente ogni giorno, o almeno ogni giorno portare l'attenzione sul sognare. Il corpo fisico si adatta al nuovo stadio di consapevolezza. Il corpo fisico costruisce il proprio adattamento soggettivo alla nuova variabile oggettiva. Il sogno acquista nitidezza in ogni sua espressione. Trovare il corpo nel sogno e viaggiare subito dopo usando il sogno per cercare luoghi. L'essere umano si costruisce e si trasforma. Si sciolgono i centri energetici distribuiti lungo il corpo. Uno yogin direbbe che la Kundalini si risveglia. Sì, però stiamo attenti perché esistono modi diversi con cui si sveglia la Kundalini. Ultimamente mi sono accorto che esistono degli altri processi di risveglio ulteriori. Comunque non ha importanza. È il processo di costruzione dell'uomo nuovo. Mentre il sognato cambia il sognatore, il guardiano cambia il mondo circostante. Cambieranno gli esseri umani percorrendo un cammino di guardiani e sognatori. Quanto cambieranno e cambierà anche il sistema sociale nel quale si sono formati. Ciò che prima era oscuro e nascosto, ora appare chiaro. Le connessioni fra le cose appariranno evidenti. I guardiani e i sognatori dovranno stare molto attenti perché la nuova ricchezza altro non è che una forma più sottile di cecità. Sollevato il velo di Maya, la realtà è coperta da un altro velo, sollevato il quale un altro velo di Maya ricopre la realtà. Velo dopo velo, nel corso dell'esistenza, sognatore e guardiano tendono ad afferrare il nocciolo numenico delle cose e delle connessioni. I ciechi sono incapaci di tollerare chi è diverso, anche se disponibile nei loro confronti. I ciechi dispongono di armi, eserciti, roghi. Il corpo si trasforma, la percezione si trasforma e il sogno diventa la guida per l'ulteriore sviluppo del sognatore. I sognatori acquistano, lungo la loro via, potenti alleati, non solo nel quarto livello di sviluppo della specie umana, ma anche attorno a loro stessi. Siano prudenti i guardiani, fino a quando essi sono piccoli e non danno fastidio, il comando sociale è tollerante. Quando diventano appena più forti, il comando sociale inventerà armi nel tentativo di difendersi. Anche se è molto difficile, normalmente un guardiano è un solitario, non agisce se non per fini specifici in organizzazioni o in strutture gerarchicizzate, proprio per evitare l'azione del comando sociale in mano agli adoratori del macellaio di Sodoma e Gomorra. Affrontare il sognare senza vivere il quotidiano o rapportarsi col quotidiano rappresenta parecchi pericoli. Innanzitutto, non ci sarebbero risultati apprezzabili, almeno per i primi tempi. Inoltre, la sfida nel sogno porta ad una tale intolleranza verso il mondo circostante e l'organizzazione sociale da spingere, nei casi più gravi, al suicidio. Durante i primi tempi di pratica del sognatore affiorano attraverso i sogni tutte le fobie accumulate durante il condizionamento educazionale imposto dal comando sociale. Fobie per anni tenute nascoste nell'inconscio affiorano come contraddizioni per essere risolte o annientare il sognatore. Solo coloro che sapranno trattare il mondo del quotidiano della ragione per quello che è, sapranno trattare il sognare per quello che è. Il percorso del sognatore dura tutta la vita del corpo fisico. Purtuttavia ci sono tutta una serie di tappe intermedie tali da soddisfare il sognatore. Lo sviluppo dello scorrimento dell'energia vitale e del potere personale porta ad un aumento della potenza e del desiderio sessuale. Sviluppandosi e potenziandosi il sognare risveglia i centri energetici sparsi lungo il corpo e uno di questi è quello del sesso, molto legato al mondo del quotidiano della ragione. La castità non è di aiuto al sognatore né al guardiano. Apparentemente il non uso di un centro energetico sembra dia dei risultati molto importanti, come ad esempio una maggiore nitidezza delle immagini durante il vedere. In realtà, le immagini tendono a deformarsi in funzione del bisogno represso relativo al centro energetico non utilizzato.
diventano cioè espressione di un determinato livello di condizionamento energetico. Il condizionamento energetico porta con sé, a media e lunga scadenza, l'esaurimento e l'atrofizzazione del centro e il blocco totale dello scorrimento dell'energia vitale lungo tutto il corpo. Nel sognatore c'è il punto d'arrivo ed è il momento in cui lo sviluppo del corpo di sogno inizia ad avere coscienza di sé come corpo di sogno appartenente al sognatore. Il sognatore sta diventando uno stregone. Questo non è che il prologo della fondazione del futuro essere luminoso, quando verrà la fine del corpo fisico. Avverrà il giorno in cui il sognatore sognerà se stesso mentre dorme. In realtà è il sognato mentre guarda il sognatore. In quel momento il sognato inizierà ad agire in sé e per sé. Il corpo di sogno dovrà agire seguendo i suoi bisogni. Subito. Deve muoversi, spostarsi, fare qualche cosa che le prerogative di corpo di sogno possono fare. Se il sognatore saprà fare questo, il corpo di sogno saprà indicare che fare al sognatore per permettergli di sviluppare ulteriormente se stesso. In quel momento sognato e sognatore saranno complementari. Fra alcune sette di cosiddetti spiritisti incorrono alcune voci secondo cui quando il corpo di energia abbandona il corpo fisico, ci sarebbero degli spiriti che costoro chiamano larve, pronti ad impadronirsi del corpo fisico. Scusate. Niente di più falso. Gli esseri composti di sola energia vitale, qualunque sia il loro stato di sviluppo, hanno via la conoscenza e la consapevolezza molto diverse da quelle dell'essere umano. Inoltre, un essere di sola energia, per impossessarsi del corpo di un essere umano, dovrebbe penetrare sotto la corteccia cerebrale, infilarsi sotto la barriera del GH, penetrare nel globo pallido e scendere attraverso il cervelletto lungo la colonna vertebrale, in pratica l'intero corpo dell'essere umano. A quel punto l'essere umano cesserebbe di esistere e cesserebbe di esistere anche l'essere luminoso. Al loro posto nulla, o forse un altro essere, nato dalla fusione di entrambi. Due vie alla conoscenza di sé verrebbero così distrutte. Nessun essere luminoso è tanto matto, sempre che abbia energia sufficiente a fare un'operazione di questo tipo. La possessione, tanto cara alla mitologia cristiana, non esiste né può esistere. È solo un'invenzione con cui alimentare l'immaginario delle pecore, del gregge, terrorizzandole. È inoltre da tenere presente che l'energia rimasta nel corpo di un sognatore, in grado di far uscire il corpo di sogno, è decine di volte più forte di quella di un essere luminoso in grado di esprimere, se così vogliamo dire ipoteticamente, un tale bisogno. Bisogno peraltro inesistente, se non nel cervello malato di questo genere di propagandisti. Gli adoratori di dei ricorrono a trucchi di ogni genere, pur di impedire lo sviluppo della coscienza di sé, degli esseri umani. Per costoro le bestie non devono sviluppare nessuna via alla conoscenza di sé, specie lungo la via del sé. Quando il sognatore si sviluppa, molte coscienze giungeranno per sorreggere il sognatore lungo la sua via. Ogni sognatore è l'anticristo. Scusate. Bene, vi ho letto il sognare, le tecniche del sognare. Dopodiché, prossima volta vi leggerò le tecniche del guardiano. Chi sono i guardiani e perché? Ricordate che io mi definisco guardiano dell'anticristo e definisco il guardiano in sé e forse continuerò sulla questione sulle sostanze chiamate droghe, una cosa che già avevo letto ancora 7-8 mesi fa in trasmissione. Bene, se volete telefonare, adesso sono disposto a rispondere al telefono, ricordo che il telefono di Radio Gamma è 700 700 prefissato dallo 049. Ricordo che quello che sto leggendo è il libro dell'Anticristo e che contiene tutti i principi fondamentali della stregoneria e del paganesimo. Non è possibile la costruzione della stregoneria e del paganesimo se non partendo da questo. Io leggendomi alcune cosette, avevo promesso stamattina, oggi pomeriggio di leggere qualcosa a Marco, qualcosa di un Vangelo a Marco. Bene, leggendovi
Quello che vi ho letto adesso, no? Quello che vi ho letto adesso della, quello che vi ho letto adesso del sognatore mi fa venire in mente una cosa su un Vangelo che non riesco più a trovare adesso e che è abbastanza interessante. Non riesco più a vedere dove diavolo è messa. Comunque non ha importanza. Ve la leggerò in un altro momento. Quello che volevo leggere a Marco. Sono dei passi di un Vangelo che è stato distrutto e che contiene tutti i principi che troviamo nei Vangeli ufficiali, però visti dalla parte del potere di essere. Cioè, praticamente, anziché elencare i principi del Gesù di Nazareth da parte del possesso degli individui, elenca i principi del Gesù di Nazareth visto da parte di colui che sviluppa il Dio che c'è dentro. Naturalmente questo Vangelo gli hanno fatto fare una brutta fine, però siccome è un Vangelo reale, è scritto da uno degli apostoli, e che invece voleva tentare di sviluppare il Dio che aveva dentro. Proviamo a leggere un passo. Gesù disse, a proposito, qui non ci sono miracoli, non c'è assolutamente. Se coloro che vi guidano vi dicono, ecco, il regno di Dio è in cielo, allora gli uccelli del cielo vi precederanno. Se vi dicono, è nel mare, allora i pesci del mare vi precederanno. Il regno è invece dentro di voi e fuori di voi. So se vi ricorda qualcosa sul circostante, sviluppare il Dio che c'è dentro per arrivare al divino del circostante. Quando vi conoscerete, allora sarete conosciuti e saprete che voi siete i figli del Padre che vive. E il Padre che vive è solo l'essere natura, eh? Ma se non vi conoscerete, allora dimorerete nella povertà e sarete la povertà. Ma non è la povertà di soldi, eh? È la povertà del campo vitale, è la povertà dell'essere luminoso. Se non vi basta questo, andando ancora avanti, sempre sulla stessa traccia, dice, Gesù disse, se la carne pervenne all'esistenza a motivo dello spirito, è una meraviglia. Ma se lo spirito è pervenuto all'esistenza a motivo del corpo, cioè il corpo ha costruito la coscienza, è una meraviglia delle meraviglie. Ma io mi stupisco che una tale ricchezza abbia preso dimora in questa povertà. Cioè, io mi stupisco che la ricchezza di una coscienza abbia preso dimora in una carne che non continua a sviluppare la coscienza. E questo è un altro. Se volete, vi dico ancora un'altra cosa. Gesù disse: se vi domandano dove venite, rispondete loro: siamo venuti alla luce dal luogo ove la luce nacque da se stessa. Si eresse e si manifestò nella loro immagine. Se vi domandano chi siete voi, rispondete: noi siamo suoi figli, noi siamo gli eletti del Padre vivo, e qui è sempre la natura. Se vi domandano qual è il segno di vostro Padre in voi, rispondete, è il movimento e il riposo. Cerchiamo un pochino di ricordare queste cosette e cerchiamo di andare avanti ancora. Sempre sulla traccia di questo Vangelo. I discepoli gli domandarono, in quale giorno verrà il regno? Gesù rispose, non verrà mentre lo si aspetta. Non diranno, ecco è qui, oppure ecco è là, bensì il regno del Padre è diffuso su tutta la terra, e gli uomini non lo vedono. Bene, io vi ho letto dei passi di un Vangelo molto importante, un Vangelo che è stato chiaramente bruciato, ed è scritto ufficialmente da uno degli apostoli ed è altrettanto antico dei cosiddetti Vangeli ufficiali. Vediamo un attimo. Pronto? Buonasera, Buonasera. sto ascoltando il suo discorso, bello comunque, Sì. c'è tanta energia vitale diciamo sprecata, io sono della Lega anche da parte dei padani, ad esempio ci sono delle razze no, tipo guardiani così, del sud che si impossessano delle nostre ricchezze, quella è una meccanica perversa molto forte, eh. Noi siamo dei pollastri, di un ammasso di pecore che lo prendono proprio i cosiddetti. Scusi,
scusi se parlo di politica. Ma io non vorrei parlare di politica, questa è una trasmissione religiosa, vorrei mantenere il sistema religioso. Lo so, ma ci credo anche nei poteri interiori, essendo uno mezzo stregone. Ha capito? Sì, ho capito. Io conosco le energie corporee, qualsiasi energia, dalle psicocinesi a tutte le cose. Credo nelle forze del male e nelle forze del bene, che sono dentro di me, interiori, sempre interiori. E penso anche che posso sottomettere la gente quando e come voglio. Boh, il potere di essere non può fare questo. Abbiamo un po' assistito a questa sciocchezza. Secondo me è una sciocchezza, però tu fai quello che vuoi, giustamente. Tu puoi credere a quello che desideri, giustamente. Però è una sciocchezza. Cioè, il potere di essere non può sottomettere assolutamente nessuno. Il potere di essere può solo sviluppare l'individuo. Vediamo un attimo. Pronto? Io sto seguendo la sua trasmissione, appunto, anche se non l'ho seguita proprio... perché sto lavorando e sono in partenza appunto per un incontro molto importante, vado a Fiuggi appunto a un incontro di preghiere. E siccome purtroppo nella mia vita mi è separata purtroppo con una figlia, l'altro che ho, coniuge che comunque io porto nel cuore ha incontrato una di queste persone, un sensitivo, che il primo momento ero anch'io stata portata diciamo andare, però poi proprio all'ultimo momento, il giorno che io diciamo dovevo essere venire in contatto con questa persona, ho sentito un qualche cosa e ho detto, come lei ha detto prima, no, perché alla fin fine sono degli anticristi. Però com'è possibile effettivamente riconoscere queste persone? Perché ad esempio questa persona che ha sempre sofferto, una persona che anche lei come anch'io dei problemi insomma invalidi dall'infanzia, lui dice che mette a disposizione le sue energie per fare del bene appunto agli altri. Sì, ma il mondo è pieno di questa merda, cioè, c'è sempre qualcuno che vuole fare del bene agli altri. Ci si dimentica sempre che l'unico modo per aiutare gli altri è aiutare se stessi. Cioè, una società in cui si sta bene, in cui si lavora per stare bene, si aiuta tutti. Purtroppo sì, c'è sempre qualcuno che vuole vendere qualcosa a qualcun altro. Ecco, adesso hai detto la parola giusta. Il problema è sempre quello, e non ha importanza a che religione appartenga. Di solito è roba monoteista e sono... No, lui addirittura è apparso anche l'articolo sul Mattino. Ma troverai, ma guarda che i giornalisti Giuliano, vanno a cercare di questi articoli. Ne avrai anche sentito parlare anche te, Giuliano, quello che ha sei dita per mano. Sì, vabbè, ma... Vabbè, comunque... Tu ma il fatto è che lui ci professa che appunto ha visto la Madonna, sì, e quindi sì, ne parla, che qua che là. Però ecco, adesso infatti mi era sfuggito, rileggendo tra le righe di questo articolo che appunto era sul giornale, cioè io ho capito che lui non parla in funzione del bene, ma in funzione di qualcun altro, perché riportava degli esempi che lui citava, no? Una persona che gli ha fatto del male, bene, lo guardo, buon, gli fa scoppiare, non so, una gomma, che qua che là. Cioè, uno che vuole il bene, gli ha lì vicino, cioè, almeno io farei così, senti amico, hai qualcosa, o ti ho fatto qualcosa che non ti va, c'è qualcosa che ti pesa nei miei confronti, ne parliamo e vedo, ma non perché io quello mi ha fatto qualcosa, lo guardo, e gli faccio scoppiare una gomma. Queste cose non esistono. Cioè, sembra, cioè, adesso ti ho raccontato, diciamo, come una barzelletta, però per dirti, io da questa, cioè proprio quello che è una stupidità che mi ha fatto scattare e quindi rileggere con attenzione tutto l'articolo e quindi ho detto, ma in che mani mi vado a mettere? Cioè, vendermi l'anima? No, Sonia, stai attenta. Vabbè, però vai a pregare. Sì, per quello sì. E non c'è differenza fra le due cose. Va bene, allora Fiuggi ti penserò tantissimo. Auguri. Vado. Come ti chiami tu? Io sono Claudio. Claudio, va bene. Allora in questi tre giorni che appunto lascio a casa a Nicla, ma Nicla sa che vado perché ritorno come mi ha detto, mamma mi porterai qualcosa. Certo, ho detto molto più amore di quello che è adesso. Sì, comunque non ti conviene tanto pensarmi a me. Eh? Starei più male se pensi a me. Ma io penso a tutti. Sì, come no. Perché... Va bene. Va bene, ciao, grazie. Ciao, ciao.
Allora sono arrivati intanto Cinzia e gli altri ragazzi, sono fuori che stanno aspettando qualcosa, non li vedo arrivare, quando arriveranno abbandono tutto. Non c'è nessuna differenza fra andare a pregare o mettersi nelle mani di un imbonitore, di un truffatore, cioè, è sempre un'operazione di truffa. Tu dici, ma io non faccio niente se vado a pregare. No, però tu ti sottometti, se tu accetti la tua sottomissione davanti a un qualcosa che speri da qualcosa. E questo distrugge un po' il sistema in cui stiamo vivendo. Purtroppo il fatto che le persone non reclamano il proprio diritto, il proprio potere di essere, il desiderio di esistere, purtroppo è questo che distrugge effettivamente il sistema sociale. Dopodiché ogni persona ha il diritto funzionale alla sua scelta. Bene, io la trasmissione praticamente l'ho finita, non vedo arrivare Cinzia e i ragazzi che fanno musica. Per cui se qualcuno vuole telefonare in questo momento, prenderò sulle telefonate. Il numero di telefono di Radio Gamma è 049 700 700. E quello che vi ho letto è il libro dell'Anticristo, è la parte del libro dell'Anticristo. Io sono un guardiano dell'Anticristo. Perché questo? Perché l'Anticristo è ciò che ci circonda. L'Anticristo è il potere pregnante di tutto quello che esiste, di tutte le coscienze che esistono. E l'anticristo si relaziona con tutti gli esseri attraverso libertà, cioè chiede agli esseri di cercare la propria libertà, di sviluppare il Dio che hanno dentro. E il contrario di questo è la visione cristiana nei Vangeli, che è la sottomissione dell'individuo, è l'individuo che deve essere in ginocchio, l'individuo che deve essere posseduto. E non ha importanza chi lo possiede. La maggior parte delle perversioni sociali che noi incontriamo sono date dal desiderio di alcuni esseri, di individui posseduti, di possedere a propria volta, cioè di essere qualcuno che possiede anziché essere soltanto posseduti. E spesso questo gioco crea le peggiori perversioni che socialmente abbiamo. Cioè, la violenza non è altro che un atto attraverso il quale si possiede qualcuno o si vuole possedere qualcuno. Per cui la massima violenza la fa il Dio dei cristiani. Vediamo un attimo. Sì, buonasera. Buonasera. Lei gentilmente mi può dare il nome o cognome del libro? Il libro dell'Anticristo, ma non lo trovo in commercio. Ah no? No, e lì stampo richiesta io. Ah, le stampa lei? Sì, li tiro col computer, Ah. in modo artigianale. E come si può fare per comprarlo anche? Sì, beh, mi dai un colpo di telefono a casa, te lo faccio avere, Ah, insomma. bene, Va bene? bene. Sì. Vabbè, il mio indirizzo trovi sull'elenco telefonico, non c'è problema. E per il cognome che io non lo E so. adesso do per radio. Come? Adesso te lo do per radio. Ah, bene, bene, Va grazie, molto bene? gentile. Prego, Buonasera. prego. Buonasera. Allora, il problema è questo. E da quando io mi sono messo a leggere il libro dell'Anticristo, c'è molta gente che vuole il libro dell'Anticristo. Come ho già detto, io non lo pubblico, non l'ho stampato perché non sono in grado di stamparlo, non sono in grado di pubblicarlo. Come tutti gli altri libri, Gesù di Nazareth, l'infamia umana, la teoria della filosofia aperta e il sentiero d'oro, ciò che porta a diventare eterni nella religione romana, io non sono in grado di stamparli, però ce li ho in computer, per cui se qualcuno li vuole non fa altro che chiedermi e io gli faccio una stampa, cioè gli faccio una stampa in computer, cerco di rilegarli artigianalmente. Chiaramente no, non è Hemingway che scrive, è un ignorante che ha dovuto mettersi a scrivere, per cui aspettatevi tanti errori dentro, non aspettatevi la grandissima opera d'arte letterale, però ci sono tutte le idee. Bene, io sono Claudio Simeoni, via delle Vignole 4 Marghera, mi date un colpo di telefono e io ve lo faccio avere. Ora, vediamo un'altra telefonata finché i ragazzi sono fuori. Pronto? Pronto? Mi date un colpo di telefono e io ve lo faccio avere. Le condizioni per averlo sono semplici. Normalmente, dunque, io lo do in modo, fra virgolette, gratuito, nel senso che lo spedisco a chi me lo chiede e questo se lo legge. Se gli va bene, mi manda un'offerta che venga fuori dalle spese, insomma, che riesca a continuare a stamparli. Se no, se vuole facciamo un'una tantum, facciamo una cifra e buonanotte, chi si è visto, io ve lo mando, voi mi mandate quella cifra e non, basta, insomma, non c'è più problema. Per
Per cui decidete voi, insomma, cosa fare. Di solito io sono abbastanza guardingo, perché non avendo molti soldi io, penso che anche le altre persone non abbiano molti soldi da spendere. Per cui se uno dice mandamelo, lo leggo e poi te lo rimando, io glielo mando, insomma, al limite so, metterà dentro un'offerta per le spese postali. Bene, questo è tutto quello che io avevo da dire. Adesso fra poco i ragazzi sono sempre qui fuori e non si vedono il loro interesse di entrare a prendere in mano la trasmissione. Per cui se qualcuno vuole telefonare io sono ancora qui. La prossima volta andrò avanti parlando dei guardiani e che cosa sono i guardiani. Per il momento abbiamo parlato dei sognatori e il potere che si crea attraverso il sogno. Mentre il guardiano... Eccoli qua che stanno arrivando finalmente a darmi il cambio. Intanto vi ringrazio per avermi ascoltato. Ricordo sempre che io sono Claudio Simeoni, via delle Vignole 4, Marghera. Scusate un attimo. Io allora sono Claudio Simeoni, via delle Vignole 4, Marghera. Vi do anche il numero di telefono dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che è casella postale 53 Marostica, Vicenza. Arrivederci e a risentirci giovedì prossimo.